Buongiorno a tutti, siamo di nuovo alle prese con le leggende piemontesi, anzi, monferrine. Oggi siamo a Camino, alle prese con il più bel castello del Monferrato, eretto intorno all'anno 1000 sotto la signoria dei Marchesi Aleramici. Passato in eredità nel 1305 alla sorella di Giovanni I, Iolanda di Monferrato, moglie dell'imperatore di Costantinopoli Andronico II Paleologo, succeduta nei diritti della sua famiglia, li succedette a suo figlio Teodoro Paleologo, con il quale ebbe inizio la dinastia dei Paleologi, marchesi del Monferrato. Ma nel 1329, a causa dei debiti, la marchesa diede in feudo a nome di Teodoro il castello con tutte le sue terre a Tommaso Scarampo, gentiluomo d'Asti, per 30.000 fiorini d'oro, i cui discendenti lo custodirono fino ad oggi. Ma veniamo alla nostra leggenda. Nel XV secolo scoppiò una diatriba fra Scarampo Scarampi, signore di alcuni castelli della Stigiana del Monferrato, e i Paleologi, probabilmente in seguito ad una violazione di confini di proprietà da parte delle sue genti a danno di un piccolo feudatario, il castellano di Gabbiano o di Moncestino, così come ci racconta Albandello, prestigioso novelliere del Cinquecento che con la sua novella rese famoso il castello di Camino. Sempre secondo il racconto, il governatore di Casale Costantino Aranite impose allo Scarampi di presentarsi di fronte al Consiglio di Stato di Casale, ma questi con fare sprezzante non solo non si presentò, ma causò ulteriori danni al confinante. Dopo un ultimatum disatteso clamorosamente, l'Aranite marciò in testa all'esercito dei Marchesi del Monferrato, pose sotto assedio il castello che in seguito fu preso per fame. Quindi Costantino fece decapitare il castellano accusato di tradimento e la consorte di lui, Camilla Scarampi, morì di dolore. Siamo nel 1499. Tra le sue merlature ghibelline, attorno al sarcofago nel giardino, sembra si aggiri il fantasma dello sfortunato e forse un po' stupido difensore del castello. Questa vicenda, raccontata dal grande Matteo Bandello, grande autore che con le sue novelle ispirò in modi diversi Georges Gascogne, William Shakespeare, Lope de Vega, Miguel de Cervantes, è un racconto di grande valore perché intende essere una vera e propria cronaca della vita contemporanea. Il Monferrato è ricchissimo di leggende come questa. Diversamente, ne esistono altre che, secondo il mio parere, lasciano molti dubbi, come nel caso della leggenda delle tre rose del castello di Lerma, e che sembrano create da scrittori che vorrebbero rivendicarne antiche origini. Ma questa non è una novità. Se ad esempio prendiamo la leggenda della mitica cavalcata di Aleramo, che diede origine alla marca del Monferrato, scopriamo che si tratta di una fiaba intrisa di tracce storiche manipolate al fine di fare presa sulla collettività. Negli ultimi decenni, però, la moda delle organizzazioni segrete, dell'esoterismo e della magia a oltranza spiega come alcuni autori appassionati di mistero abbiano potuto inventarsi di sana pianta le vicende di personaggi mai esistiti e con scarsi agganci alla tradizione. E non mi riferisco a leggende create prettamente con uno scopo sociale, bensì ad una loro versione creata più prosaicamente allo scopo di attirare turisti e lettori paganti. Per cui davvero i nostri borghi dovrebbero diventare celebri per questo genere di corbellerie? Non mi stancherò mai di ripeterlo, saranno anche antichissimi racconti popolari riveduti e corretti da giornalisti e scrittori per piazzare libri, tour, attirare turisti, ma ricordiamoci che per quanto interessanti non possono diventare elemento trainante del nostro patrimonio d'arte e di cultura, ma al massimo un elemento di contorno da citare al termine di una visita ad un antico maniero. Ebbene sì, questo è uno dei nodi centrali del mio scrivere, trovare la linea di confine tra letteratura di intrattenimento per appassionati di esoterismo e la leggenda. La leggenda è intesa come racconto fantastico finalizzato a veicolare certi avvenimenti storici, spiegare fenomeni naturali, comportamenti, regole e tabù, allo scopo di consolidare il senso di appartenenza alla società. Insomma, quello che mi interessa è studiare lo scopo, ciò che dovrebbe essere l'elemento più importante per qualsiasi leggenda, fiaba o novella, e che invece col proliferare di collane su misteri del Piemonte, che da decenni intasano librerie e bancarelle, è sottovalutato e messo in secondo piano. Si tratta ovviamente della mia opinione e potrei anche sbagliarmi, ma una veloce ricerca in rete rende lampante un dettaglio tanto piccolo quanto drammatico. Queste storie a sfondo horror fantastico sono davvero prese un po' troppo sul serio e quando migliaia di curiosi prendono sul serio determinati racconti, significa una sola cosa: arrivare a confondere la fantasia con la realtà. In linea generale, quando si parla di leggende, non si dovrebbe fare riferimento alla storia, ma al campanilismo, altrimenti senza questa onestà intellettuale non si rende un buon servizio al territorio che si intende valorizzare. E con questo penso abbiate capito che non ho particolare simpatia per l'occultismo, l'esoterismo e le tradizioni inventate, ma con altrettanta sincerità bisogna affermare che fra montagne, boschi, ville, palazzi, castelli, specie se ferrigni e muschiosi, si vivono palpiti, emozioni, seduzioni, suggestioni, magia. Sono momenti che questi luoghi ci regalano senza batticuore, senza paura. Grazie per l'attenzione e al prossimo video!